Ok, sono sola. Posso togliere la mascherina? Importante metterla in questo periodo. Ciao, sono una maestra, ho provato a scrivere tantissime volte qualcosa che riguardi la scuola in questo periodo, quello che stiamo vivendo, però non ci sono riuscita. Scrivevo e strappavo, un po' per rabbia, un po', boh, non lo so. E poi mi è capitato sotto gli occhi questo post, condiviso da alcune mie validissime colleghe, e così ho pensato di leggerlo. Non si sa chi l'abbia scritto, anzi, invito a farmelo sapere in maniera che io possa scrivere, fare i complimenti a tutto ciò che è scritto, che condivido, al 99%, quasi tutto. Io lo leggerò così com'è. 22 febbraio 2020, scuole chiuse fino al 2 marzo, domenica 1 marzo, scuole chiuse fino al 4 aprile, anzi no, 18 maggio. Nel frattempo tutti tranquilli, tutti promossi. 4 maggio, già che ci siamo, concludiamo l'anno scolastico in data, anzi, e torniamo a scuola l'ultimo giorno in giardino a far dire addio alle classi terminali e improvvisiamo un esame di stato in presenza, così Paolo Giordano può finalmente affrontare i fantasmi della sua tarda adolescenza e diventare adulto. Maggio. Pubblichiamo le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica per l'anno scolastico 2020-2021 e facciamo fare qualcosa ai docenti che si sono riposati alla grande. E a questo proposito approfittiamo che il virus dia tregua, apriamo le scuole a luglio e facciamo lezione con 40 gradi in classe per recuperare il tempo perduto. Ma quale tempo? E facciamo scuola nei cinema, nei musei, nei parchi, nelle piazze, al mercato, così già che ci siamo ci facciamo pure la spesa e lo shopping, tutti allegramente insieme perché si sa che la scuola è socializzazione. Anzi no, riapriamo le scuole il 1 settembre e facciamoli lavorare gratuitamente questi docenti che hanno aggiunto il bonus ordinario dei 3 mesi di vacanze, quello speciale dei 3 mesi sul divano. E poi facciamo cominciare le lezioni il 14 settembre in sicurezza. Talmente in sicurezza che a che serve la mascherina a scuola per i ragazzi? Però prima facciamo fare obbligatoriamente il sierologico volontari e docenti. Si sa che da sempre è una categoria che durante l'estate si abbandona dionisicamente ad ogni sorta di movida. Mettiamo il termoscanner. Anzi no, costano troppo. Siate civili e misuratevi la temperatura a casa, alle 6:30 di mattina, quando tutti sanno che è in assoluto la più bassa. E a scuola andateci in bicicletta, con monopattino, con lo scooter di corsa in pattini. Anzi no. Cominciate la socializzazione ad un'ora precoce, guardatevi negli occhi ed eventualmente delle orecchie, su bus gremiti dove la genetica, l'anagrafe e perfino la vostra storia cambieranno radicalmente, sarete per qualche chilometro di tempo tutti congiunti. Poi una volta congiunti a destinazione, il viaggio continuerà individualmente su formidabili banchi a rotelle. Anzi, no, non sono ancora arrivati. Settembre. Ottobre. La scuola è un posto sicuro. E se ci sono positivi nelle classi della tua scuola, lo sfigato sei tu. Non ci possono essere altre spiegazioni. E cambia scuola. E se poi ci sono positivi nella tua classe, il tampone lo facciamo agli studenti, ma non ai docenti. Novembre. I contagi aumentano. La scuola è un posto sicuro, ma magari agli studenti la mascherina la facciamo mettere, e che così è ancora più sicuro. Alla secondaria superiore, diamo i numeri, azzardiamo un 75% di lezioni a casa e 25% in classe. Movimentiamo la giornata dei docenti con classi in presenza prima. Ora corridoio 10, aula 15, seconda ora, distanza aula 112, corridoio 13 moltiplicato per 5 per 120 docenti che possono benissimo vagare per i corridoi come dei pazzi allucinati. E i più fortunati tra di loro hanno anche vinto la riformulazione dell'orario per 60 classi. Anzi, no, facciamo il 100% che rendiamo tutto più semplice.
Ma che i docenti vadano a scuola dove va disinfettato, la connessione è precaria, l'hardware è spesso improbabile, la temperatura è gelida e il caffè te lo devi portare da casa. Tutta la pubblica amministrazione è smart working, ma i docenti no. No, lo smart forse, ma non working. Passa il tempo e si allarga a velocità inquietante il terreno paludoso in cui le decisioni prese valgono per un battito di ciglio. L'unica certezza è. No, non i dati in tragico aumento. No, non le terapie intensive che crollano. No, no, la drammatica realtà di marzo che si ripropone con sconcertante vigore. No, la certezza adamantina è che la scuola è un luogo sicuro. È talmente sicuro che sui contagi a scuola non esistono dati precisi. Questo terreno paludoso, eccezionalmente fertile per la nascita e la crescita di fenomeni bizzarri, si moltiplicano le Grete Thunberg nostrane, le loro omologhe maschili. Ragazze e ragazzi che il venerdì, tablet alla mano, si siedono scomodamente sui marciapiedi a seguire le lezioni fuori dai cancelli di scuola. Talmente assetati di sapere, talmente affamati di conoscenza, talmente avidi di cultura, da mettersi nelle condizioni più improbabili da seguire la lezione del docente dall'altra parte dello schermo. Posizione scomoda, rumori di strada, traffico, ma che eroine, che eroi! Mi piacerebbe vedere le loro pagelle. E poi l'eroismo dilaga e contagia gli insegnanti, e c'è chi va a fare esperimenti di scienza di pomeriggio al parco. E forse qualcuno avrebbe dovuto dire al collega che per le capacità e le attività laboratoriali è consentito l'accesso a scuola. Solo che poi non è poi così eroico. 25 novembre. Riapriamo le scuole il 4 dicembre. Anzi no, 9. Anzi no, il 14. Anzi no, durante le vacanze di Natale. Anzi no, la domenica! Io non amo la DAD, credo non piaccia a nessuno. Ma dopo mesi di lavoro serio in cui tutti abbiamo sbagliato, ci siamo confrontati con limiti, abbiamo reinventato il nostro lavoro e ne abbiamo accettato l'aumento di carico, posso dire che si può insegnare in questa modalità e che quindi in questa modalità si può imparare. In paesi come l'Australia è una prassi consolidata per motivi geografici. Non è l'ideale, non è nemmeno quello che abbiamo scelto, non è quello che vogliamo. Ma del resto non lo è nemmeno allo stato attuale l'insegnamento in presenza. Con buona pace degli esperti medici, sociologi, psicologi, politici, giornalisti, nemmeno in tempi normali e soprattutto non ci siamo scelti di vivere un mondo infetto da pandemia mondiale. Il primo insegnamento che istantaneamente, da marzo, ho cercato di trasmettere ai miei ragazzi è stato di provare a immaginare la soddisfazione di guardarsi indietro quando tutto sarebbe finito e pensare a tutto quello che avremmo fatto nonostante questo, invece di cominciare a lamentarsi subito per tutto quello che non sarebbe stato fatto a causa di tutto questo. In una situazione in cui contiamo ogni giorno i morti e sempre più persone sostano in instabile equilibrio sull'abisso della povertà, incoraggiare i ragazzi al vittimismo rischia di fare dei danni contro i quali qualche mese di dado non può nemmeno competere. Rischia di dar loro un'arma da brandire contro qualsiasi mancanza, falla, impreparazione, anche la più elementare. E rischia di convincere loro che sono dei poverini contro i quali si è accanita una pandemia mondiale. La scuola è una priorità. I docenti ne fanno parte vitale, viva, pulsante. E non si può dire che la scuola è una priorità e trattarne l'anima con questo disprezzo, questa mancanza di rispetto, questa superficialità, questa arroganza, questa violenza. La scuola è una priorità. È come il ti amo sulla bocca dell'uomo che poi maltratta la donna, la picchia e magari la coltella e la uccide. Facciamo che basta. Facciamo che tutti la smettano di dire sonore cazzate sulla scuola. Facciamo silenzio, vi prego. Anzi no. Facciamo che cominci a parlare chi la scuola la conosce.